Buonasera, lettrici e lettori di Ruminanzia. E se vi ricordate, o almeno chi di voi era presente, l'8 maggio del 2020 abbiamo trasmesso un webinar, che devo dire è stato anche di discreto successo, in diretta, e dal titolo Allevare le vacche da latte dopo Covid-19, tra sostenibilità ambientale e sostenibilità economica. Un webinar che abbiamo organizzato in partecipazione con due rubriche di ruminanza, quindi un format abbastanza un po' strano, un po' anomalo. Una è la rubrica Lievitamente di Fileo, che è un marchio Lessafre, quindi un brand della Lessafre, e l'altra la Farm Consulting di Cremona, in quel caso nella persona di Arrigo Milanesi. E abbiamo avuto qualche problema, diciamo, non dovuto ovviamente la nostra attività, ma l'affidabilità della rete piuttosto poi sovraccarica in questo periodo, quindi diciamo l'abbiamo presa con uno spirito positivo. Però purtroppo l'intervento di Edoardo Locatelli, che nuovamente ringrazio, che è qui accanto a me, almeno virtualmente, che è il responsabile tecnico, il coordinatore della linea ruminanti di Lessafre Italia, quindi diciamo un ruolo piuttosto importante, e per cui abbiamo deciso insieme di superare il problema della scorsa volta, cioè l'intervento di Locatelli si sentiva male perché la linea si interrompeva, le diapositive si vedevano male, anche perché molti lettori di Ruminanzia erano rimasti incuriositi da quell'intervento e quindi lo stiamo replicando. Quindi immaginiamo che questo webinar che stiamo facendo adesso in differita, perché lo stiamo registrando, è il completamento del webinar appunto dell'8 maggio. Per cui non rubo altro spazio, anche perché le cose le abbiamo dette di là, che lo potete vedere tranquillamente sul canale YouTube di Ruminanzia, e giro subito, diciamo, una domanda a Edoardo Locatelli. E innanzitutto ti ringrazio, Edoardo. La rete Grazie a te, ci Alessandro, sta buonasera. assistendo, quindi penso che non dovremmo avere alcun problema. Allora, il tema è importante. Voi avete visto, ultimamente si sta parlando di tante cose, ma molto anche di che fine faremo, quale sarà il nostro futuro di aziende, di professionisti, di testate giornalistici, di allevamenti, no? Probabilmente, diciamo, questa pandemia ci ha stimolato a fare una riflessione generale delle nostre vite e delle nostre attività. E questo, secondo me, purtroppo stiamo ancora piangendo i nostri ben oltre 30.000 connazionali che non ce l'hanno fatta. Però, diciamo, in queste condizioni la riflessione si fa. Certamente, quello che facevamo prima, in tanti modi, probabilmente non lo faremo più, anche potendoselo anche permettere. Sta venendo fuori in maniera importante questo tema, appunto, della sostenibilità, il tema della sostenibilità sia economica che ambientale, perché sembrerebbe essere, e ci auguriamo che diventi un claim che possa servire anche a tirar fuori il latte, diciamo, dal tunnel delle commodity. Lo stiamo vedendo, no, Edoardo, in questo tempo. Insomma, c'è Assolutamente. stata una forte riduzione del prezzo del latte alla stalla, Sì. a volte anche ingiustificata. Diciamo, non vogliamo entrare nel merito, però sicuramente penso che sia il momento di fare una riflessione, che esiste il latte, ma poi esistono anche tanti altri latti. Latti che provengono anche da allevamenti, diciamo, strani, diversi, e comunque, diciamo, è una tendenza un po' in tutto il mondo. Quello che ti volevo chiedere, Edoardo, utilizzando la presentazione che ho già visto, la tua presentazione è molto interessante, perché poi, sai, a dire le cose è facile, poi bisogna farle, cioè nella quotidianità, no? È Certo, vero certo. che dobbiamo ridurre le emissioni, che so, dare una vita migliore al nostro pianeta, ai nostri animali, ma contemporaneamente bisogna far quadrare, si dice, il pranzo con la cena, quindi fare il reddito, e probabilmente il concetto di sprecare in senso generale, lo sprecare anche non fare, ce lo dovremmo dimenticare. Ci fai capire un pochino voi, come gigantesca multinazionale, anzi ti chiedo anche di presentarla un attimo prima Sì, di iniziare il tuo intervento, o è già il tuo assolutamente. intervento, e di capire come una multinazionale delle dimensioni, appunto, di Lessafre, nel suo brand in particolare Fileo, si sta muovendo, e qual è il vostro pensiero?
Certo, assolutamente. Ti ringrazio innanzitutto per l'opportunità. L'ESAFRA è un'azienda nata ormai oltre 160 anni fa in Francia e la sua origine ancora ad oggi, il suo, diciamo così, core business è rappresentato dalla produzione di lievito per la panificazione, il tanto desiderato lievito per la panificazione. Abbiamo accaparrato anche tutti. In queste ultime passate settimane. Diciamo che circa, per quanto riguarda appunto questo lievito per la panificazione, un calcolo approssimativo ci dice che un pane su tre al mondo è fatto con lievito di l'ESAFRA. Nel corso poi degli anni si sono sviluppati dei business paralleli, sempre collegati ovviamente alla matrice lievito e derivati. Gli ultimi, diciamo, si sono particolarmente concentrati sullo sviluppo di biotecnologie declinati nella nutraceutica umana in primis e non per ultimo, appunto, come tu dicevi giustamente, fra questa dozzina di brand che vanno dai prodotti per il vino, birra, quant'altro, vi è anche appunto il brand di Fileo, che è la declinazione in ambito di nutrizione animale. Quindi, indipendentemente, diciamo, dal contesto presente di oggi che andiamo a discutere nel corso di questa nostra conversazione, è di fatto la sua origine la vede contestualizzata nello studio dell'applicazione della probiosi e della prebiosi anche sugli animali. Tanto sugli animali d'affezione come sugli animali da reddito, come per l'acquacoltura. Quindi diciamo che ad oggi abbiamo oltre una ventina di anni di esperienza tra studi scientifici e ricerche di campo, altrettanto più specificatamente nel settore dei ruminanti, che è quello che oggi andremo a discutere, e questo in tutto il mondo. Oggi l'ESAFRA, compreso appunto la business unit Fileo, è presente in tutti i continenti, sia con degli impianti produttivi che soprattutto anche con una capillare, diciamo, rete tecnico-commerciale. Quindi anche gli studi scientifici fatti e realizzati in collaborazione con università, istituti di ricerca e quant'altro, come anche le prove di campo, vengono svolte ad ogni livello in tutto il mondo, quindi dall'America alla Cina e andando poi ovviamente a capitalizzare, a filtrare, a confrontare quelle che sono le esperienze fatte, nel nostro caso ad esempio dei ruminanti, con testi diversi, genetiche magari profondamente diverse, ambienti, modalità di razionamento e quant'altro. Questo è, diciamo, un po' il nostro patrimonio. Quindi Fileo si può dire che nasce già, come dire, su una via alternativa rispetto a quella più canonica in termini di nutrizione, zootecnica, più specificatamente dicevamo ruminanti e vacca da latte, per essere ancora più specifici, rispetto magari a quanto non siano stati un po', diciamo, i canoni degli ultimi 15-20 anni. Quindi la probiosi e la prebiosi, che adesso insieme potremo andare magari a vedere chiaramente contestualizzata a quello che è il topic del nostro webinar, se tu sei d'accordo. Assolutamente sì, Edoardo. Ecco. Assolutamente. Quindi con quella di base, insomma, vediamo comunque di arrivare al nostro obiettivo, ecco. Quindi inizio a mia volta con una domanda, no? Rispetto a quella che tu mi hai posto, che penso che sia sufficientemente contestualizzata la discussione, ma inizio anche, diciamo, con un'analisi molto sintetica da quello che è il punto di partenza dell'oggi, o comunque se non è oggi, metà maggio, diciamo almeno 60-90 giorni fa, per provare insieme a individuare meglio quelli che eventualmente potrebbero essere dei margini di miglioramento. E lo faccio dal mio punto di vista, cioè quello di storicamente di tecnico d'allevamento. Quindi, cos'è successo per quanto mi riguarda quando ho incominciato a scoppiare, tra virgolette, l'allarme Covid e contemporaneamente anche un po'
definiamola sempre allarme o allarmismo, meglio, per quanto riguarda l'aspetto ambiente e sicuramente, come dire, l'aspetto della comunicazione, del giornalismo è andato a rimarcare alcuni aspetti, alcuni punti di vista, alcune percezioni. Comunque, ecco, per quanto mi riguarda, contestualmente questi due campanelli di allarme mi hanno fatto, come dire, intimorire dall'inizio, perché vi erano tutti i presupposti per un rischio. Rischio che io ho visto da subito potenzialmente rappresentato da cambi di dieta repentini ed improvvisi, come tu stesso introducevi giustamente, Alessandro, anche quella situazione, chiamiamola così con un eufemismo, di caos iniziale, dove bene non si capiva se bisognava chiudere bisognava stoppare le mammelle alle vacche impedendogli di produrre latte o chissà cosa. Quindi allarmismo, limitiamoci a definirlo in senso lato. Quindi noi che siamo vecchi del mestiere, come si suol dire, e conosciamo un po' le dinamiche dell'allevamento e quindi anche degli allevatori, in primis, questo per me è stata la prima cosa della quale mi sono preoccupato. Da questo rischio cosa nasce? Nasce la necessità di porsi un obiettivo, come in tutte le cose, che potrebbe anche, diciamo, sembrare apparentemente basilare, ma invece ritengo che non lo sia assolutamente. E questo obiettivo è rappresentato quindi dall'evitare, soprattutto in un contesto come quello che stiamo discutendo, alterazioni ruminali. Quindi preservare di fatto la salute del rumine stesso, quindi di conseguenza tutta la fisiologia dell'animale che ne deriva, le performance che arrivano con esse. Quindi, per quanto mi riguarda, io parlerei prima di tutto di sostenibilità dell'ecosistema ruminale e provare a vedere in che modo questo possa, come dire, concorrere, contribuire alla sostenibilità ambientale. Ambiente che sappiamo essere sempre più condizionato appunto da forti cambiamenti climatici, in parte ne avevamo discusso, Alessandro, durante il nostro workshop in fiera a Cremona lo scorso ottobre, in che modo questi cambiamenti stanno influenzando la produzione del latte. Beh, ognuno di noi penso che ne sia ben consapevole, chiamato a farci conti, come dire, quotidianamente, perché la necessità di gestire l'aspetto della qualità dei foraggi, che è sempre più spesso correlata appunto al cambiamento climatico, e quindi poi gestirne l'inserimento in razione. Non per ultimo, se non soprattutto, la gestione degli effetti negativi dello stress da caldo, che anch'essa ci impone, diciamo, l'adozione di nuove strategie anche dal punto di vista nutrizionale. Quindi, guidati, diciamo, da varie necessità, incominciamo a parlare di adattamenti della dieta, cercando, come ci siamo sempre imposti, tra virgolette, di partire, ma restare soprattutto nella realtà delle cose ad oggi, che è un po' anche lo spirito, Alessandro, con il quale è nata l'idea del nostro webinar, non per ultimo, no? Quindi partiamo da una realtà in parte molto ben espressa, per quanto mi riguarda, da questo lavoro di ricerca italiano sulle diete sostenibili, recentemente pubblicato sul Journal of Dairy Science. Possiamo infatti vedere i riferimenti bibliografici, oltre a questi anche qualche numero, qualche considerazione che riguarda più specificatamente il nostro settore, dal quale eventualmente prendere spunto anche per questa conversazione. Numeri comunque direi ben noti. Lo scopo di questo lavoro svolto dall'Università di Milano è stato quello di valutare, attraverso un'indagine condotta in più di 170 stalle commerciali, quindi direi un bel target, la carbon footprint di razioni diverse per vacche in lattazione e provare attraverso di esse a identificare quelle che potevano essere le migliori strategie alimentari per migliorare la tanto agognata feed efficiency e ridurre di conseguenza le emissioni di metano enterico, perché l'obiettivo è poi fondamentalmente questo. Cosa si è visto? Si è visto che la variabilità tra la carbon footprint delle diverse diete ha mostrato che c'è un potenziale
significativo, un potenziale importante per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di gas serra legate proprio alla dieta, attraverso ovviamente le scelte in merito ai diversi ingredienti nella dieta, il loro livello di inclusione. Ne è emerso soprattutto per quanto riguarda la farina di soia, è risultata essere quella con la maggior correlazione con la carbon footprint della dieta, così come a livello potenziale la possibilità di diminuire le emissioni di metano enterico associate alla produzione di latte su scala commerciale. Anche questo penso che sia un aspetto abbastanza interessante. Comunque, proseguendo, diciamo, provando quantomeno a mantenere la nostra conversazione su un livello di realtà delle cose... Ti interrompo un attimo. Prego, Alessandro. Questo lavoro molto bello, quindi sì. Ti confermo, dell'Università di Milano, quindi parlo a voi lettori di Luminanzia, sì. Lo abbiamo, diciamo, o meglio, l'Università di Milano lo ha tradotto, ha fatto una sinossi e l'abbiamo pubblicato su Luminanzia, per cui lo potete tranquillamente cercare nel nostro barra di ricerca. Scusa Edoardo. No, un ottimo inciso Alessandro, perché penso che oggi più che mai sia molto interessante prenderne visione, anche in versione, diciamo, appunto sintetica, però penso che ci abbia offerto e ci possa offrire potenzialmente degli ottimi spunti. Sì. E continuando a restare sempre su dati reali, quindi coerenti, che arrivino da fonti ufficiali di misurazione e stima delle emissioni in atmosfera, prendiamo altri punti di riferimento come l'Invited Review, i cui riferimenti li possiamo vedere in alto a sinistra, e i dati ISPRA, qua in basso a destra. ISPRA che cosa ci ha detto? Tu Alessandro anche hai fatto degli ottimi interventi in merito nelle ultime settimane. Nel convegno del 21 aprile ISPRA ci ha ricordato che migliorare l'efficienza del rumine può ridurre significativamente le emissioni. Anche in questo caso, nelle misure di mitigazione, parliamo sempre sul livello alimentare, nutrizionale, vediamo sostenuta la validità dell'adottare diete a basso tenore proteico, a contenuto tenore proteico, unito ad un bilanciamento del rapporto foraggi concentrati, e quindi prendere visione di queste misure, di questi spunti, diciamo, ci impone, a parer mio, anche la revisione del concetto stesso di efficienza alimentare, di cui tutti bene o male parliamo. L'aspetto fondamentale, per quanto mi riguarda, non è un aspetto, l'aspetto fondamentale dell'efficienza alimentare è la sostenibilità dell'ecosistema ruminale, come premesso all'inizio della nostra conversazione, che la si può raggiungere solo con una corretta modulazione delle fermentazioni ruminali. Quindi, avendo provato a definire un obiettivo che penso sia chiaro e condivisibile per tutti noi, almeno spero, che è quello dell'evitare alterazioni ruminali, quindi preservare la fisiologia e la salute del rumine, abbiamo visto in parte fino ad ora, anche da questi lavori appena presi in considerazione, una serie di strategie da cui prendere spunto. E quali sono questi spunti? Prima di tutto vediamo il livello di amido, più specificatamente correlato al livello di inclusione del silo mais, sempre nel contesto del discorso emissioni enteriche, e questo può essere ad esempio un aspetto molto interessante fatto una pianura padana, dove il silo mais rimane, come dire, il principe indiscusso in termini agronomici e nutrizionali. Come dicevamo adesso, le quote, in particolar modo di proteina, quantomeno quella strettamente legata alla farina di soia, come abbiamo visto, e ricordandoci, mi permetterei, in particolare per le vacche da latte, nella composizione della dieta dovrebbe essere sempre considerata e come dire, favorita la fisiologia ruminale proprio per massimizzare la proteina sintetizzata nel rumine stesso, quindi quella che viene poi assimilata e utilizzata per le produzioni. Io penso che questa già di per sé sia una condizione che ci possa aiutare ad evitare dei sovradosaggi. Abbiamo visto il bilanciamento tra foraggi concentrati, e inoltre prendiamo visione dell'inclusione di alcuni
additivi che vanno sempre considerati, come forse abbiamo già discusso altre volte, io sono solito dire, come singoli tasselli, quindi da pensare, pensare il loro inserimento in un mosaico che è molto più ampio. Vediamo dei fitoderivati, quali ad esempio i tannini, gli oli essenziali, i lieviti, di cui in particolare poniamo l'attenzione su un ceppo selezionato. Un lievito probiotico, quindi parliamo di un microorganismo vivo, di fatto, il cui contributo al tema così che stiamo provando a sostenere, di cui stiamo discorrendo, possiamo andare a valutare. Prima di farlo, dopo aver visto appunto questi spunti iniziali per le nostre potenziali diete sostenibili, chiedo a Alessandro se fino a qui è tutto chiaro. Molto chiaro, Edoardo. Io mi sembra che stia dando tu delle soluzioni, stia arrivando a delle soluzioni pratiche, questo è importante. Ci sto provando, ci stiamo provando tutti. Assolutamente. Quindi, per provare appunto anche a proseguire nella discussione pratica, reale, concreta, sul funzionamento, sul contributo che il lievito vivo probiotico può dare, è necessario, secondo me, condividere alcune considerazioni. Quindi torniamo un attimo sulle dinamiche legate ai cambi di dieta e all'impatto che queste normalmente danno sui, ai substrati presenti nel microbioma ruminale, sottolineando in particolare, mi permetto, che da ora, siamo a maggio, quindi siamo in prossimità dello stress da caldo, la dieta non dovrebbe mai essere cambiata come buona norma. Questo se possibile anche per il resto dell'anno comunque. Il perché proviamo ad esporlo partendo dal bilanciamento dei batteri ruminali e ponendo l'esempio di un razionamento a bassa inclusione di foraggio. Cosa vediamo? Che la riformulazione della dieta, come accennavo, impone alla microflora ruminale un periodo di adattamento al nuovo substrato, durante il quale ci possono essere varie reazioni, manifestazioni, tra cui un insufficiente indice di conversione alimentare, quindi strettamente legato a un calo, un eventuale calo nella produzione di latte, e ultimo, ma non per ultimo, degli effetti negativi che si potrebbero ripercuotere nel lungo termine sulla sfera della fertilità. Quindi, di fatto, inefficienza per quanto ci riguarda. E rimanendo collegati anche alla necessità di rivedere il bilanciamento delle proteine della quota proteica in razione, in virtù anche di quello che abbiamo appena discusso, quindi massimizzare, provare a massimizzare la proteina sintetizzata nel rumine stesso, uno degli obiettivi che mi posso porre potrebbe essere migliorare l'aspetto dell'RDP, la quota proteica ruminodegradabile, che è possibile grazie ad una migliore sintesi microbica ruminale, che sappiamo essere condizionata, lo vediamo qua sulla sinistra, da pH e potenziale redox. Questi sono, diciamo, i due termometri, i due parametri di misurazione. Infatti qua possiamo vedere con chiarezza come questi due parametri fondamentali e le fermentazioni batteriche ruminali che ne derivano siano strettamente legati ai componenti della dieta. Vediamo da un lato le fibre, dall'altro l'amido e gli effetti appunto che ne derivano in termini di fermentazioni batteriche. Può essere interessante, ma molto brevemente, a titolo di esempio, più che altro perché dà un flash a livello grafico, a livello di occhio, comparare l'impronta molecolare delle comunità batteriche ruminali. Vediamo qua la linea rossa che in questa prova corrisponde al frumento e la linea nera che corrisponde al mais. E vediamo come possa radicalmente cambiare con oltre un 20% di differenza in termini di impatto. Quindi impatti sul microbioma ruminale profondamente diversi. Ma per definire meglio quella che è la regolazione delle fermentazioni ruminali derivate dal lievito vivo probiotico, io vorrei provare, come dire, a focalizzare quella che può essere la valenza di questo driver. Abbiamo detto un potente modulatore in natura delle fermentazioni ruminali, io prima l'ho definito appunto un tassello nel mosaico dell'efficientazione, ma voglio anche sempre
ripetere e ricordare che deve essere comunque essere messo, come dire, in sinergia con le altre strategie. Allora, anche da questa prospettiva abbiamo un obiettivo che io ritengo sempre fondamentale, che è quello di rendere il microbioma degli animali, componenti la mandria, il più omogeneo possibile. Considerato, come abbiamo già visto, che invece avviene di fatto il contrario ad ogni cambiamento di razione di dieta, e ogni animale ha comunque dei tempi di adattamento che sono diversi per età, stato di salute, genetica, eccetera, eccetera. Qui vediamo come l'azione del lievito vivo probiotico contribuisca a ridurre la variabilità interindividuale anche a parità, anche e soprattutto a parità di dieta. Il mio obiettivo è avere tanti più animali possibile nel cerchiolino rosso. Questo io ritengo che sia un concetto importantissimo al quale è di fatto legato il benessere della mandria. Diciamo che esula dal solo discorso emissioni fine a se stesso, ma contribuisce comunque a migliorarlo. Come? In primis abbiamo fatto cenno prima al discorso del potenziale redox, andandolo a ridurre. Questa, anche qua molto velocemente, è la sintesi di un'analisi, di una meta-analisi svolta sia su vacche in asciutta che in lattazione, la comparazione tra il gruppo controllo, che è quello in rosso, e il gruppo lievito, che è quello in marrone. Ma perché è fondamentale l'abbassamento del potenziale redox? Perché, in tanti bene lo sappiamo, favorisce lo sviluppo dei batteri anaerobici, quindi in estrema sintesi vediamo lattici da una parte, fibrolitici dall'altra, con gli effetti che ne derivano, in parte anche ben conosciuti, quindi rispettivamente la diminuzione di lattato e una migliore digestione delle fibre. Digeribilità della fibra, che sappiamo anche essere strettamente correlata alla regolazione del pH, abbiamo fatto un cenno prima, di fatto senza comportarsi come un tampone, quindi non dando un effetto temporaneo, quello che chiamo sempre effetto Scottex, ma di fatto promuovendo una modulazione continuativa nel tempo. Qua possiamo valutare l'impatto che ha il lievito vivo in una condizione di subacidosi. E questo fu un lavoro di appunto ormai una dozzina d'anni fa, fu un lavoro apripista, un lavoro molto importante, perché vediamo in condizioni di subacidosi, diciamo, la comparazione a livello di dinamica, a livello di cinetica, col bicarbonato di sodio, e brevemente cosa ci balza all'occhio? Ci balza all'occhio la differenza in termini di lattato, ad esempio, e io vedrei subito anche in termini di percentuale di digeribilità su NDF e ADF. Quindi, rimanendo sempre sull'aspetto del livello proteico nella dieta, che è un po', come dire, abbiamo capito ad ora essere parzialmente un aspetto molto importante, sia per un'efficientazione alimentare, ma contestualizzato anche al discorso delle emissioni enteriche come, diciamo, dinamica biochimica. Quindi, però, per restare sul concreto, noi alimentaristi, diciamo, cosa si pensa per prima? Le vacche fresche, perché le vacche fresche in una mandria mi fanno un po' da ago della bilancia, no? Quindi quando sono nella necessità di formulare la dieta per le vacche fresche, ho, diciamo, da un lato il maggior fabbisogno proteico, che mi implica che la maggior parte delle proteine della dieta che io sto calcolando possono anche sfuggire alla degradazione ruminale. Ne deriva il rischio che la concentrazione di ammoniaca ruminale sia poi insufficiente a supportare quella produzione di proteine grezze microbiche che stavamo dicendo. Questo, lo sappiamo, può causare una depressione nella degradazione delle fibre, quindi cosa succede? Riduzione di ingestione della sostanza secca, minor disponibilità di energia per l'animale. Dall'altra parte cosa abbiamo? La necessità di aumentare la proporzione di amido per aumentare il contenuto energetico della dieta.
questa strategia normalmente come si traduce? Normalmente quello che facciamo un po' tutti è aumentare l'apporto di carboidrati, carboidrati non strutturali più specificatamente, gli NSC, che invece dall'altro lato possono favorire la comparsa di acidosi ruminale provocata da quella depressione della digestione delle fibre. Rischiamo così di innescare un circolo vizioso all'interno del quale poi è spesso difficile, non dico venirne fuori, ma come dire, trovare delle soluzioni efficienti. Perché sappiamo appunto che uno squilibrio tra gli NSC e le proteine degradabili ruminali, l'RDP, può essere responsabile di fermentazioni sfavorevoli con anche la riduzione che ne consegue della crescita o comunque dell'attività microbica ruminale, esattamente l'opposto di quell'obiettivo iniziale che ci siamo posti. Quindi, sintetizzando, il contributo invece del lievito probiotico che cosa ci può portare? Possiamo ottenere appunto un miglioramento, come stiamo vedendo, della digestione delle fibre. Quindi sicuramente una miglior conversione degli alimenti e di fatto in sostanza più efficienza. Abbiamo fatto cenno al discorso regolazione del pH e riduzione del potenziale redox, quanto siano fondamentali per la sostenibilità dell'ecosistema ruminale, quindi sempre il nostro obiettivo. Questo che vediamo ora è appunto un esempio comparativo, sempre con e senza livello probiotico, di come l'efficienza, quindi la fisiologia del rumine di fatto, venga preservata proprio durante un cambiamento di dieta. Quindi, come dicevamo, la miglior conversione che ne deriva, mantenendosi, però questa è la cosa importante su cui diciamo porre l'attenzione, di come si mantenga stabile. Questa stabilità che è un'altra condizione per mantenere a sua volta stabile la fisiologia di tutto l'animale stesso. Questi, insomma, penso che siano un po', non so se sono riuscito a rendere l'idea, i pilastri fondamentali su cui così si basa un po' l'azione, la dinamica del lievito vivo. Tu, Alessandro, interrompimi se ritieni che non sia tutto chiaro. No, bisogna usare il tempo giusto per capire le cose. Il web ci ha un po' insegnato la fretta, ma la fretta fa gli altri dicendo. Verità, e ci ha un po' tutti deviato da questo punto. Non mi piace, mi piace la cultura snobba, perché bisogna comprenderla e ruminarla. Quindi. Bravissimo, esatto. Dobbiamo prenderci il tempo che i nostri substrati possano adattarsi. E quindi, se così è, per rimanere appunto nell'aspetto cambiamenti climatici, quindi cambiamenti climatici ovviamente correlati all'impatto sulla produzione di latte, come abbiamo visto all'inizio, si cita bilanciamento foraggi concentrati, qui lo vediamo, io pongo come opposto, come esempio questa esperienza di colleghi francesi con una dieta a secco, di necessità, non per scelta, con dei foraggi di scarsa qualità. È un esempio, come ben sappiamo, penso Alessandro, che potrebbe essere assolutamente traslabile sull'Appennino emiliano in un contesto di parmigiano reggiano, piuttosto che, ahimè, in tante altre del nostro paese, variate zone italiane, assolutamente sì, e comunque come conseguenza appunto di un periodo di siccità. Periodo da agosto-novembre, vediamo sulla sinistra, mettendo la produzione di latte come parametro di misurazione, si nota cosa accade nel periodo di integrazione del lievito vivo probiotico. E il perché di questo possa accadere lo abbiamo in parte già visto. Quindi, migliorando la digeribilità della fibra, cosa succede? Di fatto vado a recuperare delle quote extra di energia da cellulosa, emicellulosa, anche come in questo caso da foraggi poco digeribili, alti in ADL, in lignina, quote di energia che altrimenti andrebbero perse, quindi non sono a disposizione del metabolismo dell'animale. Così vedendo nel mosaico di cui parlavamo prima, io penso che incominci forse a prendere un po' più forma il valore di come, efficientando e ottimizzando l'utilizzo di energia e riducendo
la degradazione ruminale dell'azoto, il lievito vivo possa contribuire a diminuire le emissioni enteriche. Sì, dice quello, belli grafici, ma io cosa posso vedere? Mi metto nei panni di tanti colleghi, di tanti tecnici di campo. Questo vedo di fatto. Tanti tra noi tecnici appunto già utilizzano normalmente il setaccio delle feci o comunque magari anche avendolo già inserito nel loro sistema di lavoro. Questo ci permette letteralmente di visualizzare e misurare cosa succede nel rumine di norma. Ma anche in questo caso, quindi dall'azione del lievito vivo probiotico, quell'azione di aumentata digeribilità delle fibre che mi porta, come ho appena detto, al recupero di cellulosa, di emicellulosa, quindi un recupero, un'efficientazione dell'energia, e qui, come dire, ci limitiamo ad una valutazione visiva, a cui sappiamo nella realtà seguire una pesatura dell'escreto, ma potrebbe assolutamente valer la pena, dal mio punto di vista, fare a completamento anche un'analisi chimica per la valutazione e la misurazione dell'amido in funzione di quegli spunti che abbiamo visto prima per le nostre diete sostenibili e della proteina, quindi anche delle sue relative frazioni, dato che, come abbiamo visto, il lievito vivo, abbiamo detto, è in grado di modulare la degradabilità dell'azoto nella dieta, anche perché pare inoltre, sulla base comunque di alcuni lavori di ricerca svolti in questi ultimissimi anni, che questo lievito vivo possa avere un effetto post-ruminale sulla degradabilità dell'azoto, ancora più pronunciato rispetto alle quantità di azoto bypass di alcune fonti proteiche protette. Quindi niente di meglio, dal mio punto di vista, per misurare realmente che cosa accada nel rumine in comparazione con e senza l'inclusione del lievito vivo, e così poter completare, come dire, le mie valutazioni in termini di miglioramento e di efficientazione. Questo mi sono permesso di fare questa parentesi qua, ma perché al di là del fatto che ci rivolgiamo, come dire, ad un target molto eterogeneo, per chi è in campo penso che sia un sistema di misurazione semplice ma molto efficiente, quindi anche contestualizzato a quello di cui stiamo discutendo. Abbiamo accennato tra i rami del cambiamenti climatici, un ramo importante di carico è quello rappresentato dallo stress da caldo, e quindi di quanto sia un aspetto fondamentale, e altrettanto fondamentale penso l'aspetto di recupero dell'energia che stavamo vedendo adesso, che stiamo discutendo adesso, anche contestualizzato in questo topic dell'heat stress. Infatti anche qui, come ti dicevo all'inizio, in apertura, Alessandro, anni di ricerca scientifica da una parte, prove di campo dall'altra, ci hanno permesso di definire un programma di lavoro specifico per il management dell'heat stress. Di fatto, come dicevamo, il lievito vivo probiotico contribuisce ad avere un ripristino del bilancio energetico positivo, condizione ideale da tutti noi agognata. Dato da che cosa questa positività del bilancio energetico? Da una parte abbiamo il miglioramento della termoregolazione, che è fondamentale, e lo vediamo schematizzato qui a sinistra. Dall'altra abbiamo, come già in parte detto, delle maggiori risorse di energia che ci portano, tra le altre cose, ma come derivazione, anche ad un incremento della resa in latte, e qui lo vediamo sintetizzato a destra. Però vorrei velocemente mettere l'attenzione su due interpreti che ritengo fondamentali ed importantissimi nel copione dello stress da caldo. Da una parte abbiamo la niacina, o l'acido nicotinico, che, come sappiamo, lo vediamo anche qua scritto in fondo, dove ci sono anche riferimenti bibliografici di questo lavoro, sappiamo che è una vitamina che è prodotta dagli stessi microorganismi all'interno del rumine.
ha una funzione di aumentare il diametro dei vasi sanguigni e questa funzione, questo aspetto ci permette di migliorare gli scambi tra il sangue e i tessuti circostanti. Dall'altra, l'altro grande interprete è il glucosio. Glucosio a cui le vacche stressate da calore attingono principalmente come fonte di energia e quindi diciamo che il metabolismo è tutto indirizzato da quella parte lì, perché diventa un fabbisogno prioritario in quel momento lì per il metabolismo dell'animale. Quindi il lievito vivo, dicevamo, migliorando l'efficienza del rumine, aumenta la produzione di acido grasso volatile nel rumine, quindi aumenta, come possiamo vedere, la sintesi di glucosio da parte del fegato e aumenta la sintesi di niacina. Anche di questo, mi permetto, per chi volesse approfondire, come dicevi tu prima per quell'altro lavoro, abbiamo parlato proprio sul lievitamente in ruminanza la scorsa estate, in un contesto proprio di discussione di questo programma dello stress da caldo. Qua possiamo vedere anche il link, il tempo, come dicevamo, siamo alla metà di maggio e potrebbe essere il tempo utile per andarlo a rivedere. Riassumendo, allora, il lievito vivo probiotico riduce, abbiamo visto, il potenziale redox e modula il bilanciamento del pH. Quindi, di fatto, promuove la crescita e l'attività della microflora ruminale e ha dimostrato di favorire, di aumentare la sintesi endogena di niacina per aumentare la vasodilatazione. Quindi, di fatto, diminuire la temperatura della vacca tramite la dissipazione del calore attraverso la pelle. Quindi, in un modo, direi, molto più efficiente. Abbiamo visto aumentare la sintesi di glucosio, come dicevamo, e quindi il contributo a ristabilire questo bilancio energetico positivo. Un ultimo flash su uno studio condotto su vacche da latte ad alta produzione, oltre 40 litri giornalieri in condizioni di forte stress da caldo. È un flash che presento non tanto per i numeri fini a se stesso, ma sempre per mantenere, come dire, la lente di ingrandimento sull'efficienza alimentare. Cosa voglio dire anche un po' in conclusione, in sintesi di quanto discusso? Voglio dire che quando i fabbisogni nutritivi della bovina sono rispettati, la dieta apporta quella quota di fibra effettiva per garantire la corretta fisiologia ruminale, non si intravedono delle motivazioni per un peggioramento tanto nella quantità quanto nella qualità del latte, e questo appunto ne può essere un esempio. D'altronde abbiamo anche una letteratura scientifica che documenta molto bene una diminuzione della quantità di urea nel latte contestuale, diciamo, alla razionalizzazione degli apporti proteici della razione quando eccedono i reali fabbisogni. Questo è, come dicevo, un aspetto secondo me fondamentale che non possiamo più, come dire, sottovalutare. Infatti ritengo che questo sia un altro punto chiave da non perdere di vista nel percorso di attuazione di queste diete sostenibili e funzionali. Io mi appresto, diciamo così, a chiudere, però condividendo, come dire, le prospettive che ci stiamo ponendo, abbiamo visto, per il nostro ambiente e per l'allevamento delle nostre bovine. Ora più che mai, proprio in questi giorni, in questa fase ancora non ben definita di post-Covid, il momento, anche se apparentemente paradossale, io penso che sia propizio. Abbiamo tanti strumenti oggi, e penso, ad esempio, Alessandro, mi viene un esempio, proprio ieri leggevo di questo lavoro di ricerca sull'utilizzo del MIR per la valutazione dell'efficientazione dell'azoto. Mi si è accesa subito una lampadina, una scossa elettrica mi ha pervaso, perché ho detto: caspita, tu pensa, unire un strumento di indagine di questo tipo con quello che abbiamo appena visto in termini di modulazione, di efficientazione dell'azoto. Quindi pensare ad utilizzare questa tecnologia in cooperazione con e senza questo driver
del lievito probiotico, beh, questo mi aiuta, mi dà, come dire, molta positività in merito sul fatto che, come dicevo, oggi abbiamo veramente tanti strumenti, tante opportunità. E non per ultimo, per noi come paese Italia, che ben sappiamo siamo fondamentalmente dei trasformatori di latte, quindi con la necessità, mi permetto di dire, non solo di tutelare il valore delle nostre DOP e delle nostre specialità, che rimane prioritario, assolutamente. Però io penso che questo momento sia anche propizio per provare ad incominciare a usare tutti questi driver per processare quello sviluppo di cui tu, Alessandro, discutevi lo scorso venerdì durante la nostra webinar della Green Economy, che io oggi vedo come la grande opportunità. Ma lo dico con un avverbio, cioè finalmente, perché dopo 25-27 anni di attività di campo, io penso che un momento così propizio per avvicinare il mondo dell'allevamento della vacca da latte con il consumatore, io non ho memoria di averlo mai incontrato e vissuto. Quindi, ripeto, può sembrare paradossale, non vorrei essere mal interpretato, ma io da una parte sono contento, perché penso che, insomma, in modo utile e costruttivo ci sia della soddisfazione per quanto che ci aspetta. Non sarà domani, non sarà dopodomani, comunque c'è una strada, un percorso che si sta segnando. L'abbiamo appena sfiorato adesso con questo piccolo dialogo, perché abbiamo parlato di un mosaico molto più ampio. Però, ecco, io oltre a ringraziare te nelle vesti del direttore di Ruminanze, quindi Ruminanza stessa, ringrazio per questa opportunità di aver permesso di esprimere la nostra voce in un coro. Però, insomma, io resto a disposizione ovviamente per approfondimenti, chiarimenti, ma mi piacerebbe rimanere a disposizione per qualunque tipologia di confronto. Quindi, seguendo, visto che siamo ospiti nel salotto di Ruminanze, il cui payoff è il libero scambio di idee, qualunque confronto, diciamo, cifrato da questo payoff, mi vede assolutamente disponibile, ed è anche il motivo per il quale appunto ho messo qua in calce il mio recapito email, che è comunque disponibile sulla rubrica lievitamente. Insomma. Io non so, Sandro, quanto sia riuscito perfetto, a rimanere molto chiaro, perché sintetico ma articolato. No, ma va bene. Non è facile, ecco. No, ma va bene, sai perché, Edoardo? Dimmi. Perché è questo momento qui che, ripeto, è interessante. È interessante perché sta probabilmente ci permette una nuova alleanza con i consumatori. E, è vero che le cose vanno fatte rapidamente, ma c'è quel momento in cui bisogna mettere a punto delle conclusioni. Per cui, cari lettori e cari lettrici di Ruminanzia, potete continuare a seguire. Noi stiamo cercando di darvi un collage di informazioni per poter poi fare all'interno di un allevamento quello che ci pare. Ruminanzia non sta seguendo delle posizioni ideologiche e né tantomeno fondamentaliste, ognuno fa quel che gli pare, però bisogna dare delle opportunità. Per cui io ringrazio Edoardo Locatelli, lo potete continuare a seguire sulla rubrica lievitamente di Ruminanzia, e ringrazio tutti voi. Arrivederci alla prossima occasione.